All'ospedale di Urbino torna ad essere attiva l'area grigia, un'area filtro che c'è sempre stata, ma da qualche giorno ci sono delle persone. Alle 12 del 23 dicembre sono tre. Quali novità ci sono, assessore? Le novità sono che purtroppo stiamo verificando un aumento abbastanza forte dei positivi e con questo ovviamente anche degli accessi in ospedale. C'è una circolare del Ministro Speranza del 18 dicembre che classifica le Marche come regione ovviamente a rischio, tanto che sono state messe in zona gialla, ma prevedendo anche un possibile peggioramento. E in quella stessa circolare raccomandano il rafforzamento delle strutture organizzative e per il ricovero dei Covid. Allora, l'ospedale di Urbino ovviamente ha previsto un'area filtro rafforzata, perché succede che arrivano pazienti in pronto soccorso, gli viene effettuato il tampone, nel momento in cui il tampone è positivo viene richiesto il trasferimento nelle strutture Covid. Cos'è importante fare? Questa zona c'è sempre stata. Quello che deve essere importante adesso è riprendere la rete dei trasferimenti. I pazienti adesso vengono trasferiti verso Marche Nord, che però ha già un numero importantissimo di ricoveri, ne ha 22 di terapia intensiva, 21 di subintensiva, 42 di ordinaria, è quasi la metà della popolazione ricoverata delle Marche. E Galantara, aperta pochi giorni fa, già piena. È necessario riaprire, riattivare le altre strutture Covid sul territorio, perché non si può permettere che l'ospedale di Urbino viva questa situazione, quindi va bene la precauzione di averla previsto, ma non deve assolutamente accadere che quell'area filtro si riempia coinvolgendo medici e ospedalieri di Urbino. Questo abbiamo chiesto anche questa mattina, questa è la rassicurazione che ci viene data fondamentalmente. Quindi i pazienti Covid positivi, se non devono proseguire con il ricovero, finiscono di negativizzarsi a casa, quelli che invece necessitano di un ricovero verranno spostati, quindi si pensa a Fossombrone e Macerata Feltre come i mesi scorsi? Le strutture ovviamente sono Macerata Feltria e Fossombrone, adesso starà la valutazione dell'ASUR, Fossombrone ha le cure intermedie, Macerata Feltria ha una RSA, insomma capire quali delle due sia meglio aprire adesso, credo, questa è la valutazione che stanno facendo. Quello che dico è che c'è effettivamente un peggioramento, ma basta guardarsi anche in Urbino, abbiamo molti locali chiusi proprio per le quarantene dei titolari e molti si positivizzano andando a fare un tampone magari perché hanno un accenno di sintomatologia e c'è quindi un'aggressività abbastanza forte del virus in questo momento, per cui raccomando la massima attenzione, raccomando le precauzioni che conosciamo benissimo, di fare le terze dosi, perché siamo anche in quella fase in cui scade fondamentalmente la seconda dose e bisogna fare la terza e qualcuno è scoperto in questo periodo. E quindi i miei auguri di Natale purtroppo coincidono un po' con queste raccomandazioni e con questa richiesta di grande attenzione.